tutti ragazzi, buongiorno davvero a tutti, benvenuti in questo nuovo video. E come avete visto dal titolo, oggi vi porterò con me nel mio full day of eating. Quindi vi farò vedere cosa mangio io durante questa fase di off season. E iniziamo subito con la colazione, sono circa le 8:30, mi sono appena alzato. Andiamo a fare colazione, came with me. Come prima cosa, bilancino di precisione, perché sennò divento matto. E andiamo giù di cereali. 140/150 grammi di cereali, un po' troppi, adesso li togliamo un po', perfetto, 143 per la precisione, due uova e il terzo è lì che si sta tipo finendo di cuocere. Poi per quanto riguarda l'integrazione, molto semplice, un multivitaminico e poi omega 3, basta. Questa è la mia integrazione di tutte le mattine, ragazzi. Ah, ovviamente i cereali non li mangio a secco, non sono così capra da mangiarli a secco, ma ovviamente ora con una mano è un po' un casino fare tutto. Abbiamo il nostro amico latte, anche qua boh, vado a occhio, qui non è che lo sto pesando, ma porco d***o, buttato tutto in terra. Ho 190 200, sì, basta così, tutto il latte per terra è andato. Sono un fenomeno, sono sempre in ritardo io, quindi adesso faccio colazione al volo, volo, e poi ci si lava un attimo e si corre subito al lavoro, ragazzi, perché ovviamente Torinelli è sempre in ritardo e non ci si può fare niente, sempre costantemente in ritardo. 3 ovetti e noi si vola immediatamente al lavoro con lui che mi guarda così. Cosa fai? Cosa fai? Quanto sei scemo? Regà, io dopo il terzo uovo che mi sto per mangiare adesso, sono arrivato al lavoro. Poi quello spuntino del lavoro della metà mattina è fatto da un po' di pane e sempre i 100 grammi di affettato. A dopo. Ah, ragazzi, io ho appena finito di lavorare adesso. Sono molto stanco, purtroppo stamani è stata una mattinata veramente incasinatissima, non sono stato in grado di riuscire a riprendere il cibo, anche perché tipo ho mangiato solamente l'affettato, perché il pezzo di pane non sono riuscito perché c'era veramente un botto di lavoro, ma di solito ho un po' più tempo, quindi me lo mangio senza alcun tipo di problema. Adesso andiamo a casa per pranzare, cioè la vita da strongman è una merda, hai sempre fottutamente fame, costantemente. È assurdo. Ragazzi, sono appena arrivato a casa, adesso ci si prepara qualcosa da mangiare, ovvero un bel po' di pasta con un po' di sughetto, poi si va subito a mangiare perché ho una fame che muoio, tipo proprio level up. Momento flex di bicipite e di avambraccio, ovviamente, sempre. Allora ragazzi, abbiamo 3 etti di pasta, 3 etti e qualcosa, un sugo al tonno e pomodoro, penso, sì, no, un po' di olive ci ho messo, non mi ricordo nemmeno che cazzo ci ho infilato. Ora la facciamo saltare un po', poi si butta subito nel piatto. Questa pancina richiama cibo e quindi per non rimanere dei secchi rachitici dobbiamo mangiare. Come i veri eroi, ragazzi, ovviamente si mangia tutto in padella, mi sembra più che giusto. Poi abbiamo pepsettina zero, perché sono team Pepsi, no team Coca-Cola. E niente ragazzi, io adesso vi lascio perché ho una fame tipo allucinante. Dieci minuti dopo è tipo tutto stato spolverato, è rimasto questo sughettino qua, ma non sono un grosso amante delle verdure, quindi lo lasciamo qua. Si conclude il pranzo con 250 grammi approssimativamente di tacchino con spezie varie. Ah raga, dopo aver preso un caffettino tattico si va in palestra. Oggi allenamento di petto, quindi panca, poi dorso e poi concluderemo con qualche complementare come bicipiti. Qua sta piovendo, infatti adesso mi sbrigo ad andare giù perché sennò mi bagno tutto e ci vediamo dopo appena finito l'allenamento. Raga, siamo appena arrivati a casa, c'è già l'acqua che bolle, abbassiamo un attimo perché è inutile sprecare gas.
Allora, non vi ho fatto vedere la merenda di oggi perché l'ho fatta appunto in palestra ed è stata fatta da 80 grammi di maltodestrine e una vaschetta di affettati di tacchino, insomma, una vaschetta completa. Adesso arriviamo qua per fare la cena. Abbiamo, così mi passa tutto in terra. Pesiamo tutto, se no Lida si incalza. Per chi non lo sapesse, Lida è la mia nutrizionista. Allora, preciso, precisetto, un po' di più, vabbè, 6 grammi in più, non succede niente. Andiamo, spegniamo la bilancia e andiamo dentro. 1, 2, 3. Adesso aspettiamo un po' che cuocia. Sono un cane, ma non lo mangio crudo. Passiamo un po'. Mettiamo lo scolapasta lì. Appena è cotto il riso, nel mentre, apriamo un po' il frigo. Azza, che desolazione. Volete vedere cosa c'è nel frigo di Toninelli? Molti si aspettano il GH, magari lo tieni in frigo, magari, dico io. Partiamo con un po' di tacchino, che probabilmente me lo farò dopo. Questo è un pollo al curry avanzato da ieri sera. Questo è vino, ma non è mio. Qui abbiamo i condimenti per fare tipo l'arrosto, la brace è fuori. Le uova che tra l'altro da finito vanno riprese. Questo che non può mai mancare, ragazzi, questa è una droga. Cioè, questa roba qui è una droga, la metto sempre nel riso, è veramente una roba spaziale. Marmellatine, un po' di latte, il famoso cotechino Bellucci. Bellucci paga cash per la visibilità. E poi abbiamo pesto alla genovese. Poi cazzo, abbiamo un botto di roba che è nuova. Limone per rendere tutta la nostra vita molto più acida. Ragazzi, vi faccio vedere anche un gym tour. Sì, gym tour. House tour, ragazzi, sono fuso, perdonatemi. Allora, questa è la mia famosa casa, lì dove ho registrato l'altra volta il video parlato della, tra virgolette, carriera finita. Se non l'avete visto, ve lo lascio qua, cliccate qua. Qua abbiamo la postazione dove io edito sempre di solito col mio PC. Di là c'è camera mia, che è meglio che non vi faccio vedere che è un disastro. E questo è il bagno, molto easy, una roba molto... mannaggia, ragazzi, diciamo che a avambracci siamo messi bene. Vi ho fatto vedere il cesso, quindi non posso allenarmi. Cosa ha fatto allenarmi? Fa vedere i cessi, ovviamente, perché come fare a fare le views se non ti puoi allenare e fai strongman e non puoi alzare i pesoni? Fai vedere i cessi, ragazzi. La tattica del 2023. Bon, dai, ci vediamo quando il riso è pronto, perché io poi ho una fame tipo della Madonna, come sempre ovviamente. Il riso è pronto, ragazzi, abbiamo messo direttamente nella padella per non sporcare altri piatti. Come avete visto, condito con 200 grammi di pomodoro e 80 grammi di Philadelphia Light più 15 grammi di olio. Intanto stavo guardando il numero degli iscritti e dei risultati che ho ottenuto qua su YouTube e devo dirvi che tutto questo è solamente grazie a voi che avete permesso tutto ciò. Da 2 mesi ormai che sono su questa piattaforma, abbiamo fatto delle bellissime visualizzazioni, dei bellissimi numeri e questo vi ringrazio veramente tantissimo. Se non siete iscritti, iscrivetevi adesso al mio canale, così almeno mi date un supporto per aiutarmi a farmi crescere. Se vi sta piacendo questo video, vi invito a lasciare un mi piace, a commentare qua sotto anche qual è la vostra dieta, se è simile, più o meno simile alla mia. Io continuo a mangiare, adesso mi sono un po' fermato perché riso un po' all'app e aspetto 2 minuti e continuo a mangiare, poi ci cuociamo i 250 grammi di tacchino e ce li mangiamo. Ragazzi, nel mentre io mi sono un po' addormentato sulla sedia prima di mangiare il riso, ho già fatto la doccia, mi sono dovuto risvegliare un attimo perché ero collassato. Comunque, non per mentirvi, ma sono le precisamente 11 di sera e io sto cucinando i miei 250 grammi di tacchino ora. E ben arrivati, ragazzi, alla fine di questa giornata, di questo full day of eating. Ma sostanzialmente, quanto ha mangiato Matteo? Allora, partiamo dalla colazione. È stata fatta da 140 approssimativamente grammi di cereali, 3 uova e 200 ml di latte. Si continua poi con lo spuntino di metà mattina, ovvero 2 fette di pane, 80 grammi circa, e una vaschetta di affettati, petto di tacchino o petto di pollo, 130 grammi. Si va al pranzo, 300 grammi di pasta con sugo di pomodoro, che io in questo caso non lo conto come conteggio calorico,
80 grammi di tonno nel sugo. Poi extra come secondo 250 grammi di tacchino condito con il sale e delle spezie aromatiche. Successivamente si arriva allo spuntino effettuato con 80 grammi di maltodestrine e 130 grammi di petto di pollo a fette in vaschette. Arrivando per poi alla cena, fatta da 250 grammi di riso, 50 grammi di Philadelphia, 15 grammi di olio, l'olio era anche a pranzo, pomodoro per andare a condire e poi sempre fesa di tacchino per cena. Ci tengo a dire che non mangio sempre la fesa di tacchino, l'avevo aperta, ne avevo un pochina e l'ho finita, in questo giorno ho mangiato solo quella, poi magari c'è il giorno che mangio la carne rossa, il pesce eccetera eccetera, vario sempre, questo però più o meno è una giornata tipica di come personalmente io mangio. Ragazzi, questo video è finito, se vi è piaciuto lasciate un like, lasciate un commento e noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti. Love, even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel.